Buonasera, puntata 17 dicembre. Buon samurai a tutti e buon tampone a tutti. La frase del giorno. Sii maestro di ciò che hai vissuto, artigiano di ciò che hai, apprendista di ciò che vuoi. Lao Tse. Ponderiamo queste tre voci molto importanti. Essere maestro, essere artigiano, essere apprendista. Le tre voci non possono camminare senza un loro passaggio, come sono i passaggi della vita. Quindi Lao Tse, con la sua strategia della guerra, ha dato un esempio qualche secolo prima del debello gallico. Quindi teniamone conto. Vi do il benvenuto sulla Well Television, Brescia, canale 231, canale nazionale. Per questa nostra puntata, che vedete su tutti i vari social, subito appena noi terminiamo. Avremo una replica sabato alle ore 14:15. Noi ci saremo anche il 24 di dicembre, la vigilia, e il 31 di dicembre. Quindi non si perde. Il giovedì noi ci siamo. Il lunedì abbiamo un'altra trasmissione che si chiama Luna del Pozzo, è sempre avuta come serata e come movimento dai nostri mecenati, Lio Salvetti, presidente della Mocino Palestre, e Luciano Rocca, manager industriale che ci ha gratificato di questa possibilità televisiva. In studio il sottoscritto Spartocan, il rosso bandiera, perché ormai da domani diventiamo tutti rossi. No, e soprattutto un po' anche di atmosfera, se vogliamo, natalizia. In regia Daniele Scala, che io chiamo Caronte, perché di solito non gli va mai bene niente, ma comunque non fa nulla. Noi facciamo tutto quello che si deve fare nella nostra libertà d'azione. E abbiamo con noi qui in studio Carlo Maurizi, maestro settimo dan, non settimo non lunare, questo l'hanno detto altri, non l'ho detto io, settimo dan, che ci parlerà dei discorsi scuola della seconda marcia. Siamo super collegati in esterno. Da una parte abbiamo Bruno De Michelis, il Leone di San Marco, e dall'altra abbiamo Federica Achilli, collega giovane del resto del Carlino.
quindi avremo modo di sbizzarrirci nell'altra giornata. Vorrei ricordarvi un piccolo pseudonimo del grande attore Totò, che tutti magari poco conoscono come principe De Curtis. In tempo di crisi gli intellettuali cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. Non so a Roma cosa cerchino, lo lascio a voi questo interrogativo. Noi proseguiamo questa sera il nostro viaggio nel mondo del karate. Mondo del karate che, come ha deciso il CIO, il Comitato Olimpico, il 7 dicembre, non sarà alle Olimpiadi di Parigi. Smacco orrendo e quasi inconcepibile se la gente non avesse valutato il passaggio di tanti anni, tante cose. Proprio ieri ci è giunta una bella lettera di plauso dall'ambasciata, dal consolato del Giappone a Milano, ringraziando perché abbiamo dedicato la copertina al primo ministro nipponico Yoshihide Suga e del nostro lavoro fatto per le Olimpiadi di Tokyo, eccetera. Quindi mi spiace per i praticanti, mi spiace soprattutto per coloro che credevano nel karate olimpico, ma la colpa non è del karate, la colpa è dei suoi dirigenti, che non hanno mai avuto un occhio importante, pensare al futuro, non al proprio orticello. E quindi non si poteva andare avanti così. Bando alle chiacchiere, diciamo di drammatica, vediamo un attimo il collegamento con il personaggio Bruno De Michelis, che ha fatto storia a sé nel mondo del karate e nel calcio, quale psicologo del Milan, squadra che è nata nel 1899 con Carlo Ancelotti. Non è qui, diciamo, è in collegamento visivo come si usa oggi. Lo avrei preferito averlo qui, il Leone di San Marco, anche perché guardando lui, che è molto più giovane di me, e soprattutto la grande carriera che ha fatto, è un incentivo per tutti i praticanti. Non bisogna solamente praticare, bisogna prendere in mano le cose. Questo è un principio estremamente importante. Quindi, parliamo un attimo di Michelis. Uomo, personaggio nato nel 47 a Venezia, è tra i primi pionieri veneti, diventa allievo del maestro Shirai e diventa negli anni 70 l'incarnazione del karate italiano. Pensate, l'incarnazione del karate italiano. Bruno non è certo il personaggio che possa passare inosservato. Si tratta di un colosso dotato di mani e piedi che i suoi avversari devono essere sempre sembrati delle locomotive piuttosto che degli arti. E ve lo assicuro che l'unico che poteva tenere testa nei piedi era Nando Bazzarro. Quindi sto scherzando chiaramente. Io direi che il momento più importante, se vogliamo, della storia del karate italiano e di Bruno De Michelis è Tokyo 1977. È vero che qualcuno ha scritto il secondo è il primo dei perdenti, ma non era un secondo che aveva perso. Era un secondo che bisognava far perdere a Tokyo. E l'abbiamo visto e ammirato la volontà ferrea di vincere quell'incontro. Quindi vice campione del mondo, ma potrei dire è un piccolo pseudonimo. Al di là delle battute, De Michelis ha per anni incarnato lo spirito più tradizionale e più duro del karate Shotokan, divenendo, specie nella sua Venezia, quasi un mito. Ritiratosi nell'attività agonistica del karate in generale, è stato occupato alla Fininvest di Berlusconi per anni di lavoro. Bene, caro Bruno, benvenuto alla nostra trasmissione. Io cercherò di essere, lascio a te la parola perché a te non ti manca la parola.
e soprattutto i nostri ascoltatori vogliono sentire da te, dal tuo vivo voce, per questa premessa, il tuo passaggio dal karate alla vita sociale e il grande risultato del tuo lavoro come psicologo. Poi sarà Federica Chilli, che è a linea telefonica, che ti porterà delle domande. Ma parlaci un po' di te. Vai, tranquillo. È muto? Non si sente, Bruno? Bruno, non si sente? Sei in muto? Niente. Bruno, siamo, purtroppo non ti si sente, deve essere successo qualche problema di carattere tecnico. Scusa, vediamo. Vediamo cosa succede. Riusciamo a collegarci? Bene, allora intanto parliamo con Carlo Maurizi. Vai, mentre cerchiamo il collegamento con Bruno De Michelis. Vuoi parlarci della scuola e vuoi parlarci di tutti i risultati? Sono molto onorato di essere qua con Bruno De Michelis, che è stato un mio mito, insieme al mio maestro Bruno Baleotti. Perciò veramente questa è la prima generazione di maestri che ha veramente trascinato noi giovani, un po' più giovani, verso questo karate. Un karate molto duro, e posso dire che si è trasformato negli anni diventando un karate, diciamo, sportivo. Siamo entrati alle Olimpiadi giovanili e siamo a Tokyo, però purtroppo non saremo a Parigi. Però quello che voglio parlare è come si è trasformato il karate. Quando ho iniziato io c'erano tantissimi uomini, poche donne e pochi bambini. Questa trasformazione io devo ringraziare il CONI, devo ringraziare la federazione, perché prima d'uno ha fatto un progetto culturale su questi tecnici, che eravamo diciamo dopo lavoristi, molte volte anche senza cultura, però hanno fatto di tutto per formarci come educatori, soprattutto educatori sportivi. E dal 97, grazie a questo progetto di Aschieri, molto voluto anche da Matteo Policone, siamo entrati nelle scuole di ogni ordine e grado. E dell'Erasmus cosa ci racconti? Erasmus è stato, diciamo, la consacrazione di questo progetto, iniziato nel 2016, 2017, 2018, dove ha visto la nostra federazione capofila, un progetto sponsorizzato, finanziato dall'Unione Europea, e dove hanno partecipato 5 nazioni. È diventato, diciamo, un progetto adesso richiestissimo da tutti. Aschieri ha lavorato in Africa, con l'Africa francofona, che stanno chiedendo proprio di portare, e l'anno scorso addirittura siamo stati a Oda in Giappone con Riccardo Zambotto e Veronica Maurizi, perciò per dire, andare a insegnare a quelli che ci hanno insegnato noi. Abbiamo qualche filmino in regia sul discorso Giappone, vediamo cosa ci dice il nostro Caronte, ecco qua. Qui c'è il professor Aschieri, giusto? Sì, qui siamo in Giappone. Qui siamo a Grado, che è stato, diciamo, ringraziamo sempre Ruberti e ricordiamo il maestro Sodero, diciamo è stato il primo laboratorio di Aschieri. Qui vedete abbiamo cominciato a lavorare già 15-20 anni fa con i ragazzini, e poi ecco, questo è il mio maestro Baleotti. Che... Come mai Baleotti è così piccolo? Baleotti no, è come piccolo, direbbe De Michelis, è piccolo come dice, ma ti scoppi in mano come la dinamite. Questo è un detto di Bruno De Michelis. I famosi due Bruni, quando si sono incontrati, esatto, hanno fatto faville, qui è un altro mio maestro, Ruffini, che tutti conoscete, è stato allenatore della nazionale, allievo di Baleotti, e poi è il mio percorso con questi grandi maestri, 4 anni con Baleotti, 6 anni con Ruffini, poi con Balzarro. Perciò, insomma, devo ringraziare. Ti sei divertito, insomma.
Sì, mi sono divertito, ho imparato e poi gli ultimi 20 anni li ho fatti con Pierluigi Aschieri. Il filmino, non c'è un filmino giapponese? Oltre alle foto, per caso, ci fanno segno che dopo. Abbiamo il ricollegamento con Bruno De Michelis? Non ancora. Federica. Pronto? Eccomi, sono qua. Sì, Federica, mentre cerchiamo il collegamento con il nostro benamato personaggio della giornata, Bruno De Michelis, no? Sì. Vorrei scusarmi con tuo padre, quindi il presidente Achilli, Gabriele Achilli della FICTA, che oggi purtroppo le condizioni di carattere tecnico ci hanno proibito il collegamento per portare il suo saluto. Noi lo ringraziamo ugualmente, perché dobbiamo sempre ringraziare il Presidente, non so, come si usa dire. Al tempo, dopo la guerra, tutti i film si diceva ringraziamo le forze americane che pur non avendo partecipato a questo film vanno ringraziate lo stesso. E quindi noi ringraziamo il Presidente Achilli. Vediamo se ci siamo col collegamento. Bruno, mi senti? Bruno, non riusciamo a sentirti ancora. Prova Bruno a rifare la chiamata. Allora, intanto andiamo avanti. Federica, intanto che proviamo di nuovo la chiamata, hai qualche bella domanda da fare a Carlo Maurizi sul discorso della scuola? Diciamo che intanto vi saluto da una Ferrara quasi nebbiosa e molto umida. Al maestro Maurizi chiederei sicuramente nella sua esperienza all'interno della scuola che cosa, diciamo, il karate di ieri e il karate di oggi che cosa ha portato, soprattutto per questi giovani che come me, io sono giovane, sono un 75, ma ho cominciato a fare karate che avevo 6 anni. Ho cominciato con quelli che si chiamavano i giochi della gioventù, che poi dopo per noi sono diventati i giochi primavera. Però per me il percorso scolastico è stato molto importante e lo vedo anche nei miei giovani allievi, che il percorso scolastico con l'arte marziale è molto importante. Quindi gli chiedo, dal punto di vista Filcam, per lui che cosa rappresenta lo sport, il karate nel mondo della scuola in questo momento, soprattutto in questo momento che siamo in periodo di pandemia, dove purtroppo dobbiamo fare anche tutto a distanza. Ecco, noi abbiamo avuto una fortuna di avere un professore, il professor Aschieri, che ha lavorato con la scuola, è stato distaccato dal CONI, perciò a noi tecnici ha completamente rivoluzionato, perché ha detto non potete andare nella scuola a parlare di karate, perché sicuramente avremmo avuto delle difficoltà. Siamo entrati nella scuola parlando di schemi posturali. Le abbiamo avute le difficoltà. Sì, sì, perché non si poteva andare nelle scuole a spaccare tavolette. Parlare all'infinito, esatto, e portare il quadro del maestro Funacoli. Mi ritrovo quello che ha detto Bruno De Michelis e purtroppo mi ci metto anch'io, eravamo molto ignoranti. Per fortuna la federazione ha fatto un grosso lavoro culturale cercando di dare cultura a noi praticoni, perché eravamo giudicati così. Uomini di tatami, ma però andare a parlare con i presidi, con i professori, cioè bisogna essere un po' informati. Questo progetto è partito nel 97, dove io ci ho creduto fortemente, mi sono rimesso a studiare e praticamente con Aschieri, che è un martello, penso di meritarmi qualche laurea ad onore, perché è veramente fondamentale. Una domanda? È una domanda di un no. Faccio per dire, se avessi studiato come ho frequentato Aschieri, sicuramente avrei qualche laurea in più. Comunque niente, abbiamo lavorato e poi siamo fortunati che i bambini, quelli che erano i nostri bambini, adesso sono tutti aspiranti allenatori, tutti laureati, perciò entriamo nella scuola di ogni ordine e grado trasversalmente con il judo e la lotta al karate. Perché abbiamo degli schemi motori veramente molto interessanti, perciò noi possiamo proporre degli schemi di posturale di ginnastica artistica, possiamo portare i valori educativi e formativi del rispetto delle gerarchie
e secondo me possiamo proprio definirci un'agenzia educativa in aiuto alla scuola e alle famiglie. Basta dire che in questo momento, parlavi di Covid, parlavi qui, ci siamo proprio inseriti nella scuola aiutando i ragazzi anche a casa a ripercorrere questi schemi motori, a tenerli in movimento, perché se no io ho una figlia, sono un papà nonno, ho una figlia di 9 anni e veramente questi bambini, queste nuove generazioni stanno soffrendo la mancanza del gioco, dell'aggregazione, del pratico. Perciò noi cerchiamo anche di assisterli con questi web seminar che stiamo facendo, perciò stiamo facendo un lavoro molto importante, Federica. Se vediamo se riusciamo a avere questo collegamento, non ancora. Federica, vai, vai con una seconda domanda. Sempre caro io, diciamo che io sono come relazione familiare, come il maestro Maurizio ha una figlia che fa karate, io ho un padre da cui ho imparato a fare karate, quindi diciamo in shin den shin come siamo nel karate da cuore a cuore, da padre a figlio. Questo valore si può sicuramente trasferire ancora ai giorni nostri, sia ai ragazzi che cominciano a praticare karate nelle palestre, ma soprattutto nelle scuole. È una cosa che è corretta secondo lei? Ma almeno... sono d'accordissimo, perché il karate si presta proprio, facevo stamattina un esempio con un ragazzo che conosce di Ferrara, Sani, che ci ho riprovato, dicendo che noi i 2 metri li rispettiamo, i 2 metri di distanza, il saluto in riga, in fila, perciò siamo proprio in aiuto. Come siamo? Le nostre metodologie di allenamento a creare ordine e disciplina nelle scuole. Bene, ci dicono che il collegamento è stato ripristinato. Bruno, mi senti? Vediamo. Io ti sento. Io ti sento. Voce, eh? Bene, Bruno, allora... mi senti adesso? Adesso sì. Ok, meno male. Oggi è il tuo giorno di gloria. Certo. Parti con la prima domanda. Bene. Maestro De Michelis, spero che lei mi senta, perché ho un ritorno un po' basso, ma non è un problema. La sento, diciamo, sì. Lei è stato il protagonista indiscusso di quel karate marziale degli anni 70, con quel bellissimo mondiale che tutti ricordano. Io ero piccola perché avevo 4 anni, ma ho visto i filmati e soprattutto le fotografie, c'è un'energia pazzesca. Nella sua esperienza di atleta plurimedagliato e di professionista ora come psicologo dello sport, fra karate e quello che è il mondo del calcio, che è il suo mondo in questo momento, c'è un rapporto sinergico? Mi ha fatto 3-4 domande, ci vogliono un paio di ore per rispondere. Però, allora, prima di tutto lasciate che ringrazi la regia, gli spettatori, l'amico Bertoletti, Carlo e lei per avermi ospitato qua. È veramente molto interessante e mi piace l'idea di condividere alcuni punti di vista con altre persone. Qualcosa sull'esperienza? Sì, noi abbiamo vissuto un periodo del karate molto particolare. Seguivamo una persona che era un uomo visionario, un uomo spiritato, un uomo motivato, un uomo particolarmente abile, che faceva questo lavoro 24 ore su 24 ed era un pioniere, sto parlando del maestro Shirai. E vicino a lui c'erano altrettanti sciamannati che volevano fare la stessa cosa, che avevano scelto di fare come professione, e non si sapeva neanche che razza di professione fosse, fare una cosa che non sapevamo, ma lo facevamo a tempo pieno, sto parlando dei vari, in ordine quasi storico, Parisi, Falsoni, Ottaggio, e poi per arrivare ai milanesi, Zoia, Capuana, Macaro, e poi arrivare da noi, i bolognesi, Baleotti, Balzarro, Nando, Perlati, Ruffini, e naturalmente poi noi qui nel Veneto, che regolarmente ci recavamo a Milano un paio di volte alla settimana a fare lezione come si va in palestra. Quel periodo era molto particolare. Era un gruppo di pionieri motivati in maniera speciale che dedicavano tutto il loro tempo. Noi non andavamo a lavorare e facevamo 2-3 allenamenti alla settimana di qualche ora. Noi facevamo 7-8-10 ore al giorno di questa roba qua. Io personalmente ho fatto questo per 20 anni, fino a quando ho smesso. Quindi era chiaro che veniva fuori qualcosa di particolare. Quindi c'è un periodo della mia vita in cui io non ho fatto un po' di karate, io ho fatto solo karate, solamente questa roba qua. E quando ho cominciato il karate sportivo, io avevo già smesso, quindi ho conosciuto solo quello. Scusa, puoi fare un mezzo passo indietro? Eccomi. Perfetto, grazie.
Grazie a voi. Quindi, voglio dire, è cominciato un periodo molto particolare, unico e irripetibile, perché è la fase pionieristica, è la fase in cui si seguiva un leader, un'idea non ancora strutturata. Il problema è venuto dopo e viene dopo, perché non sono ben fissati gli obiettivi e adesso non capisco neanch'io cosa vuol dire fare un karate sportivo. Vedete, voi parlate di sport. Lo sport è una cosa meravigliosa, è una cosa che mi fa infuriare quando sento i karateka tradizionalisti quasi denigrare lo sport come se fosse la sorella di serie B. No, no, lo sport è una cosa molto seria e può essere davvero una palestra e una scuola di vita. Lo sport, secondo la gerarchia degli obiettivi educativi, ha avuto migliaia di menti, di studi universitari, di ricerche che hanno definito quali sono gli obiettivi nell'area fisica, emotiva, mentale, sociale e così via. Le arti marziali sono ancora da definire. Noi non sappiamo bene ancora cosa stiamo facendo. Cosa vuol dire fare come i samurai? Guardate che i samurai erano una cosa seria. I samurai non facevano solo allenamento con la spada, allenamento marziale. Il samurai è una persona erudita normalmente. Il samurai studiava, meditava, studiava zen, faceva calligrafia, disegno, pittura, come può essere, come dire, consapevole chi studia un po' anche solamente gli scritti del maestro Funakoshi, per parlare di una piccola parte del karate, che è il karate Shotokan, l'unico karate che forse anche in Italia conoscono quelli che sono praticanti del tradizionale. Quindi quello che io invito a dire più volte è una riflessione molto seria. Non si può continuare con questo, come dire, quasi quasi un abuso di titolo. Cioè, il maestro che è un maestro. Per essere chiamato maestro, non come maestro di sci, come se maestro di sci non fosse nulla, con, come dire, questa quasi riconosciuta, ma non si sa perché, abilità speciale di essere filosofi particolari, mentori di vita, educatori speciali nel formare un essere umano, nelle sue abilità sociali, dico, beh, pensiamoci un po'. E quindi io credo che nella scuola moderna, nell'atteggiamento moderno, se non si tratta più di stare a discutere come viene fatta una posizione, perché per questo c'è la biomeccanica. Questo purtroppo, e mi ricordo benissimo quando fu distrutto il professor Luridiana, perché aveva fatto, io su questa cosa sono molto preciso, è un dito puntato forte che io ho contro la loro fesica e l'organizzazione. Il professor Niveo Luridiana fece un lavoro meraviglioso, allora segretario era Franco Franchi, e fece un lavoro da vicepresidente della Federazione Medico Sportiva Italiana. E il lavoro fu alla fine raccolto per dimostrare le atlopatie specifiche da sport. Lo ripeto, le atlopatie specifiche da sport, quello che lui stesso praticava, perché era un terzo dan Shotokan, allora il professor Luridiana. E questo fu accusato di Scusami lesa tu, maestà. lo ha fatto Luridiana proprio un lavoro specifico anche sui bambini, cercando di convincere i Certo, genitori che io mi c'era. ricordo allora, quindi beh, io ti sto dicendo che quel lavoro, quando io lo vidi, fui felicissimo perché era un lavoro scientifico, aveva fatto migliaia, migliaia e migliaia di radiografie. Invece di ringraziarlo, di osannarlo e dire grazie, perché con queste indicazioni prese bene e applicate dal punto di vista biomeccanico o meno, possiamo evitare i danni che poi sono stati creati alle persone come noi della nostra età. Vai a vedere quanti settimi, ottavi e noni dan hanno le anche rifatte. Non è una media statistica. Se tu lo compari con le persone di 80 anni di una statistica normale, capri, l'80% di quelli che hanno la mia età hanno le anche rifatte, le protesi d'anca. C'è qualcosa che non va, o le ginocchia. Quindi il suo lavoro è stato denigrato ed è stato mandato via. Questo è stato un discorso molto pesante. Sto dicendo, e a questo punto accuso, come hai detto te, non è il karate che non va bene. Abbiamo avuto poveri dirigenti e i dirigenti di politica sportiva che non sono di partitica sportiva, perché purtroppo abbiamo preso maestri, e che a me non piace parlare di maestri, dei tecnici, quindi dei direttori tecnici, degli esperti tecnici che si sono automaticamente e sostenuti da noi, come dire, promossi come diplomatici, politici, presidenti, che hanno quindi deciso un percorso da fare e che ha portato a quello che dicevi te, il sogno olimpico, e guardiamo il risultato. Il karate tradizionale è ormai in una frazionato in centinaia di piccole sigle, ridicole l'uno per l'altro. Il Dan adesso fa da ridere perché i Dan vanno a cestini,
come le ciliegie, cioè se non hai un cestino di danno vali niente. E quindi io credo che sia da rivedere anche i titoli da dare saranno soprattutto per quello che riguarda la categoria degli insegnanti, visti alla luce di quello che sono i requisiti di un insegnante, e quindi che le persone conoscano la metodologia, la didattica dell'insegnamento, la psicologia applicata, la psicologia dell'età evolutiva, la pedagogia, insomma, applicata anche alle arti marziali. Per me non basta più os e facciamo gli esercizi e basta. Analogie con il calcio. Sì, certo che il calcio c'è. Il calcio purtroppo anche lì ha dei grossi problemi. C'è un calcio professionistico che è un calcio estremamente ricco e ha bisogno anch'esso di una grandissima iniezione di materie umanistiche. Io sto facendo una lotta pesantissima, nel senso sto le mettendo lì. Il karate si pratica tutta la vita, diceva Funakoshi, ma non intendeva il karate si pratica tutta la vita perché devi continuare a fare solo i bassai dai. Nella frase originale, ricordate che ce l'avevi tu in mano il libro, lui ha detto il karate si pratica in tutta la vita. Voleva dire che tutti i principi del karate, la tenacia, la lealtà, l'onestà, la perseveranza, la combattività, la determinazione, l'intenzione, vanno messe in tutte le cose che fai. Io da questo punto di vista continuo a essere un decimo dan, perché metto le stesse identiche cose all'interno di quello che faccio. E una delle cose che sto facendo adesso, dei miei obiettivi, è obbligare il CONI a mettere in tutte le federazioni almeno il 25% di psicologia applicata. Almeno il 25% di psicologia applicata. Speriamo di riuscirci, perché non è facile in questo momento. Questo è il famoso, questo è il libro di... Certo che non è, però è così. Sì, lo vedi in quel libro lì, certo. Esatto. Quel libro lì era un ragazzino lì dentro, avevo neanche 20 anni. Ma quella roba lì deve essere studiata. Bisogna che il bilanciamento, io lo so che con questo non mi rendo, come dire, io non sono qui per pescare complimenti dai miei amici di karate. Io ho combattuto e continuo a combattere quando faccio karate. Quindi io non sono qui per prendere gli applausi e i complimenti dei praticanti. Io sto richiamandoli alle loro responsabilità. Fate il karate degli anni 2000 e rendetevi conto che non basta più quello che facevamo allora. E la cosa che manca adesso è quella parte culturale, vera. Quindi la riqualificazione degli insegnanti. Non basta mettersi là e fare os, os, os. Io vedo dei soldatini a volte che fanno delle strane parate, quasi delle parate militari. Ma vi rendete conto che questa forma di presentazione, quando vanno a fare i kata, almeno davvero mimano, scimmiottano le cadenze delle sfilate militari. Ma che cosa vuol dire questa roba qua? Federica, sei in linea? Che cosa vuol dire? Sì, ci sono. Vieni. Che altra domanda hai per Bruno? Ma... che ormai la lingua morbida, vedi come ti... Beh, una domanda un po', no, diciamo, parliamo di giovani, di karate, visto che abbiamo parlato con il maestro Maurizio, certo, per la Tilcan del progetto Sport a Scuola, vorrei chiedere al maestro De Michelis, i giovani e il karate, se secondo lui questi ragazzi degli anni 2000, degli anni digitali, degli anni in cui ormai tutto è veloce, c'è ancora quel sacro fuoco marziale negli occhi che aveva lui negli anni 70, quando c'era veramente un karate più marziale, un karate più duro? Queste cose, ma non so se fosse un karate più duro, di sicuro, sì, più duro. Non avevamo ancora trovato una strada, ma come poteva essere e deve essere tutto ciò che è pionieristico? I primi che sono andati negli Stati Uniti nel 600, 700 a conquistare erano persone che avevano un cavallo, un fucile, 4 chili di fagioli, un po' di tabacco e andavano come dire, alla conquista del territorio. I pionieri sono inevitabilmente delle persone un po' temerarie, dei visionari, degli idealisti. Certo che c'è, ma come ripeto, il problema non è questo. Io credo assolutamente che dal punto di vista gestuale, fisico, motorio, psicocinetico, educativo, sociale, per un progetto veramente educativo, vuol dire la promozione di un individuo ben equilibrato e che abbia le abilità sociali. Ma il problema è questo, come prepariamo gli operatori, e quello che vedo io adesso non è sufficiente. Non si può andare a insegnare nelle scuole con persone che ha fatto solo o eventualmente un po' di kata. Io so che non saranno contenti i maestri, ma è così. E adesso le dico anche perché. Per andare a insegnare nelle scuole geografia, storia, scienze, tu devi avere adesso
Adesso, perché 20 anni fa bastava avere il diploma delle scuole magistrali, 4 anni. Adesso devi avere una laurea e aver fatto almeno 2 anni di formazione per imparare ad insegnare. Noi non abbiamo niente di tutto questo e il karate non può essere insegnato così. Il karate è uno strumento troppo delicato, perché il karate va a toccare emotivazioni profonde, la paura, il contatto, il dolore, il rispetto, il dolore fisico, la fatica. Quindi bisogna essere preparati molto più profondamente e non basta aver avuto solamente un po' di ore o tante ore sulla materassina. Bisogna introdurre seriamente nella scuola di formazione, nei passaggi per qualificare, al di là dei dan, non mi interessano i dan, ma per avere la qualifica di insegnante a scuola, una formazione che li qualifichi come operatori socioculturali. Carlo, questo te lo leggi nella legge 1285, che non ho inventato io, questa è legge dello Stato. Per insegnare a scuola bisogna avere questo. Se vuoi mandare gli apprendisti a insegnare a scuola, devono andare prima a scuola a formarsi. Lì io vi do una mano, se no vi attaccherò sempre. No, Bruno, ti spiego. Io ti ringrazio, mi dispiace che a un certo punto sicuramente hai scelto una cosa prestigiosa, perché essere, io quando ho sentito che eri psicologo del Milan, ho detto meno male che c'è qualche karateka che ha capito. Io ho avuto una fortuna, dei grandi maestri, pionieri, un'altra fortuna incontrando il professor Aschieri. E quando mi ha cominciato a parlare di biomeccanica, qualcuno ha detto: ma cosa c'entriamo noi con i meccanici di biciclette? Per dirti l'ignoranza del nostro mondo. E io vengo da quel mondo. E quando Pierluigi mi ha cominciato a parlare di biomeccanica, coordinative, condizionali, non capivo. Io capivo solo questo ich-ni, in continuazione, era una marionetta. Per fortuna mi è stata riconosciuta questa intelligenza ambientale, anche se non ho studiato gli studi, e ho capito che c'era una persona che parlava un linguaggio, diciamo, di cultura. Perciò Veneto come te, Pierluigi, e mi sembra di sentir parlare lui, hai capito, che parla di queste cose, hai capito, e ci ha portato veramente in un altro mondo. È chiaro che abbiamo visto che è molto difficile il cambiamento, accettare il cambiamento. Per noi che abbiamo iniziato con voi, e Sirai era un idolo, voi eravate degli idoli, però poca gente era acculturata. Il mio maestro è stato Baleotti, e penso grande uomo per lati, però un altro salto di qualità quanto ho conosciuto Balzarro, professore di scuola. Perciò non dimentichiamo che c'era Luigi Zoia, Ennio Falsoni, che ha finito l'università, sì, in lingue, eccetera, eccetera. Cioè c'era già una volontà per certi personaggi di andare alla ricerca, di non fermarsi alla sinistra avanti di Lambarai. Esatto. Questo è il concetto fondamentale. Una cosa che Bruno ha sottolineato è il fatto che la sofferenza migliora lo spirito. No. Oggi non c'è più il concetto della sofferenza, oggi tutto è dovuto. È una cosa importante che ha detto, io ho 68 anni, mi sono salvato perché ho ascoltato appunto queste informazioni di biomeccanica, e ti do ragione, tutti i miei maestri hanno le anche, le protesi le anche. Lasciamo lo spazio, Carlo, perché altrimenti... Prego. Federica, hai qualche domanda ancora? Carlo, sì, scusami, che posso, vorrei posso concludere solo con una un cosa pensiero, in coda. Perché vedi, Carlo, stato un po' parlare di biomeccanica, diciamo, di misunderstanding, aspetta, con quello che è stato il aspetta, rapporto Federica, del... aspetta, che sta... Dai, dicevo, sì? Carlo, aspetta. Io conosco molto bene Pierluigi Aschieri, lui faceva Iosei Cambudo quando noi ancora... è venuto da noi, che era un praticante di uno stile esterno allo shot, lui faceva un po' di Iosei Cambudo allora. Lui parla come insegnante di educazione fisica, come era Nando Balzarro, come era Contarelli ed altri. Non si tratta di dire che qualcuno aveva un po' di cultura. Io sto dicendo, bisogna istituzionalizzare formalmente nel percorso di formazione degli allievi istruttori, aspiranti istruttori, aspiranti maestri, insegnanti,
un percorso che contenga almeno il 30% di materie umanistiche. Non c'entra niente la biomeccanica. La biomeccanica è ancora il corpo, i muscoli. E la biomeccanica riguarda educare il corpo. Io parlo di educare attraverso il corpo. Questa è l'educazione motoria. E l'educazione motoria in un operatore socioculturale deve essere, questo ti sto dicendo, ascolta bene, si tratta di istituzionalizzare un percorso di formazione, non io ho avuto un insegnante più bravo, laureato, questo è, come dire, così, un merito personale di uno che ha fatto, o anche autodidatta. Io ho conosciuto le persone che ti ho nominato, ma sono persone speciali, perché loro sono speciali, non perché sono state formate. Noi dobbiamo avere un percorso che li formi e che li abiliti in maniera specifica, se no tu non puoi andare a proporre nelle scuole persone che non sono adeguate, non hanno competenze, non hanno titoli per andare a fare, e non puoi presentare perché uno è ottavo, nono dan. Non conta. Anche tu puoi sciare finché vuoi. Non sono i dan all'università, quindi figurarsi. Bravo, appunto, cosa c'entra? Certo. Quello che conta è avere una qualifica, chiamarti insegnante secondo i criteri che detta sia la legge dell'insegnamento a scuola che la legge sull'educazione motoria. Questo è quello che dobbiamo fare, e finché non sarà riconosciuto bisogna che le federazioni lo adottino in maniera volontaria e imporre ai propri. Questo è il discorso. È difficile da capire, certo che è difficile da capire, ma perché è difficile non vuol dire che devono resistere. Stiamo parlando delle nuove generazioni, e quelli che resistono devono pensare a questo. Quando ti ho citato Nuridiana prima, io non ho pensato a me, ho pensato cosa succederà ai miei allievi e agli allievi degli allievi. E se io ho risparmiato anche una sola protesi d'anca, perché qualcuno, io stesso ho studiato biomeccanica, perché ho imparato a evitare certi movimenti, non perché gli ha detto il Dio sacro, ma perché lo dice la fisiologia, questo era il punto, la fisiologia ti impone di fare delle cose, allora hai fatto, sei benedetto. Allora dovevamo fare questo, e bisogna essere pronti a fare questo. Quindi il percorso è istituzionalizzare. Federica, ci sei? Ultima domanda? Sì, ci sono. Vai. Beh, io non sono di parte, però diciamo che ho ascoltato attentamente quello che ha detto il maestro De Michelis per quello che riguarda l'evoluzione del karate, dell'insegnamento, e che tutti abbiamo bisogno di ritornare sui banchi di scuola, perché ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Però diamo merito comunque a quel maestro che si chiama Shirai, che lui ha detto sì, era un visionario, ma comunque diciamo che da quando è arrivato in Italia a oggi, quindi oltre 60 anni, diamogli almeno il merito e il pregio di aver portato avanti un karate tradizionale che tutti vorrebbero praticare o stanno praticando con lui, e di averlo, diciamo, non dico rivalutato, ma anche cambiato. Federica, io sono stato il delfino di maestro Shirai, non vorrei aver dato l'impressione che io non ho né rispetto né gratitudine per quell'uomo. Io ho un enorme rispetto e gratitudine, ma ciò non toglie che faccio delle critiche costruttive. Non è compito suo organizzare la formazione degli operatori in Italia. Questo era il compito che doveva fare una federazione, che doveva fare il CONI. Questa è stata la parte drammatica, lasciare, e lo so benissimo perché i miei compagni di allora lo sanno che avevamo proposto questo. Il maestro Shirai è uno straordinario, unico, speciale maestro, ma cara amica, tu non c'eri qua quando lui è arrivato un uomo di 29 anni, sai quanto karate aveva studiato Shirai in quegli anni? 11 anni. Quando Shirai è venuto in Italia aveva 11 anni di esperienza di karate, finito, la sua formazione è durata così, pensa quanto è geniale. Tutto il resto è uno studio d'autodidatta. Il periodo che viene intercorre tra quando lui è andato all'università e quando dal Sudafrica è venuto in Italia nel 65 sono 11 anni di pratica di karate. Lui è andato da zero a quinto dan in 11 anni. Allora, quando lui è venuto in Italia, ricordati che quando era qua, subito dopo, noi eravamo tutti quinti dan GKA in quel periodo là. Quindi avevamo delle competenze tecniche. Era obbligatorio il diploma della GKA, ti ricordi? Certo. Obbligatorio. No. Sto dicendo a Federica, non vuoi dare l'impressione che io sto rinnegando. Io non sto rinnegando, io sto dicendo che bisogna andare avanti. Lui ha fatto quello che ha fatto e punto, basta. Non è compito suo andare avanti. Ancora dopo 60 anni che è qua, ha difficoltà a parlare tutto l'italiano, perché pensa ancora un po' in giapponese. Dobbiamo formare le persone.
il rapporto che io ho con la persona è unico, speciale, particolare. Lo guardo e gli dico: ciao maestro Shirai, come stai? Buondì. Ma io non sto parlando adesso come allievo di karate, io sto parlando come uno psicologo dello sport e un docente nei corsi di formazione. Io sono un docente e un professore che insegna queste cose e quindi parlo per competenza. Io sono uno che quando ho smesso il karate nell'80 ero sesto dan, non ero l'ultimo scemo che aveva praticato qualche oretta in palestra. Quindi conosco le cose che facevamo e sono andato a studiare perché io mi ritenevo un insegnante inadeguato. Io sono andato a formarmi perché dicevo: hai una buona preparazione nella parte fisico-atletica, tecnico-tattica, conosci le cose, i kata, conosci tutto, però dal punto di vista di tutta quell'area che è la parte umanistica non sai niente. Ed è quello che ho cercato di fare, un pochino. E siccome credo che questa cosa funzioni, bisognerebbe istituzionalizzarlo per tutti quanti, prima che tu li mandi nelle scuole. Il tempo non è galantuomo, e oggi ho avuto problemi di carattere tecnico. Volevo, senza togliere la parola a nessuno, ricordare due piccole cose. Martedì scorso siamo stati con il professor Gordiani, da Lezia, per le certificazioni di Auretics all'Accademia di Arte di Modena, dal generale paracadutista, sottolineo, paracadutista, Rodolfo Sganga, insieme all'avvocato maestro Tombolini. È stata una giornata molto importante e sicuramente abbiamo notato che le nuove leve degli alti gradi a livello militare sono super preparati. E vuol dire che la vita civile ci ha indebolito, mentre i militari si sono rinfrancati. Giovane generale, certo, che dirige la più antica accademia della storia del mondo. La seconda è a San Pietroburgo e la terza è la famosa linea grigia di West Point. Però la prima è l'Accademia di Modena. Questo è un discorso così aggiuntivo. Non dimentichiamo il rapporto con la scuola, esercito, perché oggi i giovani sono tanti, giovani, 7.000 giovani che vogliono andare a studiare all'Accademia Militare per 140 posti. Per 140 posti. Carlo, Spartaco, lascia che ti dica una cosa a questo proposito. Allora, hai perfettamente ragione. Vedi, il fatto che tu abbia dato dei riconoscimenti è proprio un tentativo per dare un valore. Adesso tu hai citato, per esempio, West Point. Il colonnello Xoka, hai presente quel filmato che ti ho fatto vedere della Mind Room? Sì. Lui ha costruito una Mind Room come la mia, 30 anni fa, dentro l'Accademia di West Point. E tutti gli ufficiali e i praticanti... Ecco qua Bruno De Michelis nella sua nuova veste professionale di psicologo. Che è successo? Altro problema di carattere tecnico? Quello però era dentro il video, non l'ho fatto io. Il tuo filmino. Questo è il mio laboratorio, quindi reale. Questo è l'originale che ho fatto 20 anni fa al Milan, quindi nel centro sportivo. Lì dentro venivano gli atleti, quindi monitorati, venivano presi segnali elettroencefalografici, cardiaci, pressione, temperatura e conduttanza, per imparare a controllare l'ansia, migliorare l'attenzione, la concentrazione, lo stress, gestire, quindi migliorare la prestazione. Questa roba che ti dicevo è a West Point, in un centro di eccellenza. A West Point esiste una stanza tipo questa e gli allievi e gli ufficiali fanno questo lavoro su stress combat per imparare a gestire quindi le loro emozioni, aumentare l'attenzione, la concentrazione, la gestione della risposta interna, proprio perché viene preso in considerazione questo aspetto. Penso un po' te, lo fanno, come ti ho detto, a West Point e non facciamo niente del genere con i nostri ragazzi che vogliono andare nelle scuole. Abbiamo qualche fotografia? Hai ragione, i militari sono più avanti, certo. No. Non abbiamo le foto. Prego. Dell'Accademia? Volevo far vedere il... No, niente foto. Oggi è una giornata un po' particolare. Meno male oggi siamo artigianali. Non è venerdì 17, è solo giovedì. Ci è andata bene. Quanto tempo abbiamo? Domani è il mio compleanno, domani. Ah, il tuo compleanno domani? Bene, domani, allora. Sì. Auguri. Sarò 73 anni giovane domani. Beh, insomma,
I miei prossimi sono 80, eh. Devi ancora combattere, certo, per arrivare. Devi ancora combattere. Allora lo champagne devi pagare tu la prossima volta. Vabbè, su questo non ci sono dubbi. Sarà un piacere. Ti vengo a trovare lì. Abbiamo ancora 4 minuti. Signori, okay. Allora, Federica, Carlo, breve, un minuto lasciatelo pure a me. Qualche ultimo piccola domanda? No, abbiamo fatto un bel percorso. Io penso di essere una generazione fortunata perché ho conosciuto questi maestri giapponesi, e sono piombato in quello che è il periodo olimpico. Perciò non dimentichiamo che a febbraio ci sono le elezioni. Sì. Vuoi provocare? No. Bisogna portare nel nuovo quadriennio, esatto, giusto, che sarà l'ultimo quadriennio di Domenico Falcone, giusto? Esatto. Comunque faccio questa proposta a Bruno. Io ho già parlato con dirigenti del Veneto e speriamo di incontrarti, perché abbiamo bisogno di fare un seminario, e proprio oggi venendo qua ha detto chiedi a Bruno se è disposto, appena finisce questo problema di lockdown, a fare un seminario. Abbiamo già la sede, Bruno ci devi dire solo se sei disponibile e se non costi molto. Soprattutto. Sì, anche prima del lockdown, e andiamo sul webinar così. Sì, dobbiamo farlo, e non lo faccio per gli istruttori, allora lo faccio per i prossimi allievi. Bene, Sei disposto a fare un webinar? Bene, Federica, certo. Hai l'ultima domanda? Allora mi faccio dare due secondi. Non ho sentito, scusate, perché c'è molta confusione. Ultima domanda di qualche secondo. Diciamo un auspicio per questo Karate alle Olimpiadi, anche se abbiamo capito che a livello mondiale la dirigenza non si è mai mossa come doveva essere per il maestro De Michelis, però insomma questi ragazzi che si stanno mettendo anima e corpo in questo momento, secondo me è un augurio per una persona che comunque ha fatto la storia del karate italiano, ci vorrebbe. Ma cosa vuoi che ti possa dire? Io posso solo abbracciarli, questi che si sono massacrati per arrivare a un'Olimpiade, ma è evidente che è così. Io sarò sempre dalla parte dell'atleta, e tutto quello che adesso io dico è in difesa degli atleti presenti e futuri. Dobbiamo offrire qualcosa di migliore, un mondo migliore anche nelle arti marziali, insegnanti migliori, maestri migliori. E io sarei felicissimo che nelle Olimpiadi ci fossero permanentemente il karate e anche tutti gli stili del karate. Non è questo il punto, non è questo assolutamente il punto. E faccio un augurio fantastico e mi complimento quel lavoro enorme che hanno fatto per arrivare fino a dove sono arrivati. Ritengo che sia anche un errore vergognoso e micidiale far entrare un'Olimpiade in un'edizione e tirarla fuori in quella dopo. Questo è vergognoso e inaccettabile. Se ci fossero delle persone serie, dei dirigenti seri, avrebbero già dato tutte le dimissioni. Dimissioni, dopo, ma certamente. Minimo. Assolutamente minimo. Sì. E invece no. Assolutamente sì. Sono lì aggrappati alle poltrone e certo, chissà fin quando. Bene. Certo. Vedo che... Certo, dovremmo avere tutte le federazioni del CONI che si ribellano, certo, a questa decisione. Ma noi eravamo più guerrieri da questo punto di vista. Sì, purtroppo vi devo togliere. Noi eravamo più fighter. Perché andranno in onda gli altri, non so in quali condizioni. Io vi auguro un buon samurai a tutti. Grazie a voi, grazie davvero per avermi ospitato. Ci vedremo ancora, spero. Buongiorno, tamponi. E grazie Bruno De Michelis, okay, grazie Federica Achilli, grazie a voi. Carlo Maurizi, e soprattutto a nome di tutti il nostro team di lavoro, mi scuso per quello che è successo tecnicamente, non ci ho messo le mani io, altrimenti sarei da uccidere, ma purtroppo le cose non sempre funzionano come dovrebbero funzionare. Sabato 14-15 ci sarà la ribattuta, noi 24, la vigilia di Natale, nonché il 31, saremo in onda, pensando già al nuovo anno. Ultimo ringraziamento a tutti per la costanza di stare in linea con noi, appena partiranno subito sui vari web. Grazie ancora, e Samurai dopo 45 anni, non so come, va avanti. Un abbraccio a tutti e un saluto forte a nome di tutti. Grazie, buona serata.
bene.